un vento gelido soffia dalle pianure della Russia e dalla Siberia verso l'Europa. Lo chiamano Buran, sta mettendo in ginocchio l'Italia da circa un paio di settimane. Neve e ghiaccio lungo tutto lo stivale. A Roma non si vedeva una nevicata così da tempo immemore. La neve ha messo in ginocchio anche il campionato di calcio. Nelle ultime 3 giornate sono state 15 le partite rinviate tra Serie A e B, per non parlare delle serie minori. Anche se, a volerla dire tutta, è stato il campionato di calcio a mettersi in ginocchio da solo. Perché piazzare un turno infrasettimanale durante i giorni della merla, quelli notoriamente più freddi dell'anno, non è certo un'idea geniale. Ancor di più se le partite vengono giocate tutte di sera, quando le temperature si abbassano e i campi gelano. Ma qui entrano in gioco le televisioni, che spesso e volentieri impongono il proprio volere alla Lega. Sotto accusa quindi l'organizzazione del calendario, ma soprattutto gli stadi italiani, obsoleti, poco accoglienti e pericolosi sia per i giocatori che per i tifosi. Praticamente nessuno ha le coperture per le curve ed il manto erboso riscaldato. Eccezion fatta per il nuovo stadio della Juventus, l'unico in Serie A in cui si riesce a giocare anche con le condizioni climatiche più avverse, senza alcun pericolo per i tifosi. Le proteste degli addetti ai lavori in queste settimane sono state tante. C'è chi chiede che la famosa legge sugli stadi, ancora ferma alla Camera, diventi realtà. C'è chi dice invece che bisogna riorganizzare i calendari, cominciando il campionato un po' prima e fermandosi da dicembre a fine febbraio, come fanno in Germania. Chissà se a forza di scaricabarile una soluzione non si trova.